Buonasera a tutti, benvenuti alla seconda edizione del TG di Cucinella Gialla. Abbiamo in collegamento Giuseppe Fratullo dal Plaza Placheda. Sì, ciao Anita, noi stasera siamo alla serata emblematica, puoi vedere il Plaza Placheda, i vari centri hanno messo il loro padiglione dove mostrano i loro lavori e Cucinella Gialla quest'anno ha portato con video che vorrei le social in piedi. Cosa sono le social in piedi? Scaricare i vari video dei giorni di Livigno su internet in modo che tutti quanti possano vederla e fare in modo che Livigno duri tutti i giorni e non solo la settimana in cui siamo qui. Ma vi faccio vedere il servizio della giornata di oggi. La giornata dei nostri atleti inizia con una ricchissima colazione all'Hotel Angelica per poi dirigersi tutti insieme alle piste da slittino dove i nostri atleti sono pronti per gareggiare. Siamo qui oggi alle gare di slittino, i nostri ragazzi hanno quasi finito di partecipare e le scuole elementari ci hanno fatto un piccolo pensiero, una targhetta per ogni ragazzo. Come vedete stanno scendendo piano piano dalle piste e speriamo di arrivare in classifica. E così in fila uno a uno iniziano a scendere i nostri ragazzi. Pronti per arrivare sul podio. Ho capito che la felicità non è per sempre che ti viene data in prestito e adesso che è qui con me. E così, finite le gare e un bel pranzo nel nostro hotel, ci dirigiamo tutti insieme verso la parata che ci aspetta ogni anno in centro a Livigno, dove le scuole elementari e tutti i volontari sono pronti per festeggiare insieme a noi la parata di apertura dei giochi. Siamo nel bel mezzo di un applauso. L'universo intero applaude noi. L'universo intero applaude noi. La stanchezza inizia a farsi sentire, ma basta riempirsi lo stomaco e siamo carichi e pronti di nuovo per uscire e andare verso il Plaza Placheda, dove ci aspetta la serata culturale. Nel nostro stand presentiamo le social olimpiadi, ovvero i nostri video presenti su YouTube e Facebook dei nostri ultimi 2 anni, in cui sono visibili anche dal tablet con le cuffie. Sì, dicevo, adesso aspettiamo la premiazione e come puoi vedere lì, tra poco diranno i lavori migliori e basta, per oggi direi che è tutto. E vorremmo solo fare gli auguri alla nostra collega Anna Bonora che domani compie gli anni. Auguri Anna, ciao a tutti. E anche dalla redazione tanti auguri alla Bonnie, per oggi è tutto, a domani.